uccide il compagno, condannata. È stata condannata a 21 anni di reclusione Rosangela Dal Santo, 57 anni, accusata di aver ucciso a coltellate nel gennaio del 2021 il compagno convivente Costantino Biscotto, 55 anni, nell'abitazione di via Maier a Polesella. La donna avrebbe agito in preda alla gelosia, sospettando che l'uomo avesse una relazione con un'altra donna. L'imputata dovrà anche risarcire con circa 400.000 euro complessivi, sorella e cognato della vittima. La 57enne, dopo l'omicidio, cercò di togliersi la vita, ma venne salvata dai vicini e dai vigili del fuoco. Evasione col trucco cinese. La Guardia di Finanza di Rovigo ha arrestato un imprenditore cinese accusato di aver posto in essere un'evasione milionaria col sistema delle società apri e chiudi e con l'appoggio di vari prestanome. Il blitz è scattato all'alba con l'esecuzione della misura cautelare e con una serie di perquisizioni. Sono quattro i presunti complici che risultano indagati a piede libero. I profughi sono 649. Riunione in prefettura per fare il punto sull'accoglienza dei profughi in arrivo dall'Ucraina. A oggi gli arrivi sono 649, seguiti dalle associazioni e dalle istituzioni. Si sta anche mettendo a punto un sistema per consentire di trovare un lavoro a quanti lo vorranno. Siccità da record. Non solo il fiume Po, anche l'Adige fa le spese di un'eccezionale siccità che desta grande preoccupazione per l'agricoltura. In particolare a Lusia, poco distante dal ponte, sono emersi i resti dell'antico ponte in legno, bombardato e distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. È il segno che il fiume è davvero ai minimi storici. Contratto fermo da anni. Un contratto da 4 anni scaduto, ma non solo. La giornata di oggi su scala nazionale è stata di presidio dalle organizzazioni sindacali di CGIL, CISL e UIL, insieme ai lavoratori del comparto funzioni locali e sanità pubblica. La richiesta è che siano garantite le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei CCNL, scaduti lo scorso 31 dicembre 2018. 10 anni di Deltarte. Compie 10 anni Deltarte, il Festival della Creatività. La manifestazione di street art, ideata e organizzata da Melania Ruggini. Il primo evento domani è a Loreo con l'inaugurazione del grande murales, che da questa mattina è in fase di realizzazione alle scuole del paese.